Roberto Petteruti, cambia seppur di poco la location, ma non il fine ultimo di questo temporary store solidale. Di che si tratta? Abbiamo riaperto per il periodo natalizio il nostro temporary store qui presso la Scaglia, di cui ringrazio la proprietà, e oltre a mettere in esposizione alcuni articoli natalizi faremo anche l'impacchettamento dei regali di Natale, quindi invitiamo la cittadinanza a venire qui da noi per un regalo solidale. Un'Italia che aiuta, questo è il messaggio che avete lanciato, c'è un'Italia che aiuta? Sì, noi riscontriamo nella nostra città persone che ci aiutano, quindi siamo fiduciosi anche per il futuro di contare sui nostri concittadini. Un regalo che potrebbe essere un po' diverso rispetto a quelli soliti, ma che forse ha il vero simbolo del Natale, no? Certamente, noi cerchiamo di unire il classico regalo anche ad un'idea solidale, quindi, e con questo entreremo sicuramente nelle case dei civitechiesi e non con Croce Rossa, con il nostro emblema. E anche quest'anno la Scaglia ha dato la sua disponibilità per questo temporary store solidale, perché la scelta anche quest'anno di appoggiare questa iniziativa? Siamo molto felici di aver aperto nuovamente le porte del centro commerciale a Croce Rossa, a questa bellissima iniziativa per il territorio e per l'attività solidale che stiamo portando avanti insieme a una realtà importante di Civitavecchia che è la Croce Rossa Italiana. Quindi porte aperte dei centri commerciali e della Scaglia a attività in collaborazione con il territorio, perché non siamo solo un'entità commerciale dove fare shopping, ma siamo un punto di riferimento del territorio, una grande piazza. Abbiamo chiesto anche a Roberto Petteruti, un'Italia che aiuta, è questo lo slogan di questo negozio usato dalla Croce Rossa, c'è un'Italia che aiuta, la riscontrate? Sì, la riscontriamo e ne vogliamo far parte soprattutto, quindi confermiamo che è uno slogan importante di Croce Rossa che noi ci sentiamo di sposare.